scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica. Con il nostro slogan vi accolgo anche a questo appuntamento della Scuola a Colori, il programma che vi porta a conoscere le realtà scolastiche della nostra regione. Oggi vi presento l'ISIS Galvani, rappresentato dal suo preside, che è Giuseppe Pezza, il professor Pezza. Grazie preside di essere qua con noi. Grazie a voi. Ad animare la squadra della Scuola Galvani c'è Antonio Emanuele Ranucci, uno studente. C'è anche il professor Luigi Tozzi, un docente che vedremo dopo le tante cose che lui ha già attivato per questa scuola. Tonia Serena Scaglione invece in rappresentanza degli studenti, so che ci devi moltissimo al Serena nel tuo nome. Bene, io do la linea alla regia per qualche attimo di pubblicità, poi ci immergiamo a conoscere questa scuola. Ecco, preside Pezza, cosa rappresenta questo istituto nell'ambito del territorio giulianese? Rappresenta l'istituto con una sua specificità nel campo dell'elettrotecnica, dell'elettronica e dell'automazione, e nell'area giulianese e dintorni. Noi abbiamo alunni che provengono da tutti i comuni della provincia di Napoli in quell'area. È praticamente l'unico istituto che si occupa di questo tipo di indirizzi. Vediamo questa scuola attraverso il nostro servizio filmato che ci mostra questa scuola attraverso la propria struttura, attraverso le attività. La scuola è nata negli anni 70 come succursale dell'Enrico Fermi di Napoli, negli anni 80 ha avuto l'autonomia ed era situata al centro di Giuliano. Dal 2000 siamo passati in via Marchesella. La scuola ha 1300 allievi, 150 docenti, personale ATA 60 unità circa. L'istituto è al centro del territorio di Giuliano come riferimento. Ecco, abbiamo fatto molte iniziative, abbiamo messo in atto molte iniziative contro la dispersione, adesso pian piano stiamo passando invece all'eccellenza, cercare di promuovere l'eccellenza dentro e fuori il territorio. Il nostro istituto è un istituto che presenta vari indirizzi, tra i quali ci sono l'elettronica, l'elettrotecnica, l'automazione e c'è la specializzazione biomedicale. Gli indirizzi tra di loro si somigliano, però diciamo sono specializzazioni comunque che si differenziano tra di loro. Quella là proprio per l'eccellenza e il biomedicale, perché è un indirizzo che comunque ci dà, oltre a delle diciamo, competenze elettronico-elettrotecniche, ci dà anche competenze inerenti agli apparecchi biomedicali che sono presenti in strutture ospedaliere. Ha un numero di locali che è pari a 57, di cui 13 sono adibiti a laboratori, ovviamente suddivisi tra alcuni dedicati prettamente al biennio e la maggior parte invece dedicati al triennio, con caratteristiche prettamente di indirizzo, quindi laboratorio di automazione, di progettazione e di elettrotecnica ed elettronica. La scuola ha anche un'ala indipendente che ospita la palestra e un'ala magna, compresa ovviamente un cortile in cui ci sono dei campi di basket e di calcetto. Da quest'anno, a partire da settembre, è terminata diciamo, la dotazione di tutte le aule con le LIM e con un computer che viene utilizzato prettamente sia per attività didattica che per l'utilizzo del registro elettronico. Ovviamente sono tutte al 100% dotate di queste attrezzature, compreso i laboratori, oltre ad avere altre postazioni tutte collegate in rete. Presidente Pezza, quale complessità riveste gestire una scuola, amministrare una scuola come questa? Sicuramente molto complesso il mio compito, è complesso il compito oggi di tutti i dirigenti scolastici, ma ovviamente di tutti gli addetti ai lavori, in primis dei docenti. 1300 studenti si vedono, si sentono e si fanno sentire tutti i giorni. E con loro tutti i giorni bisogna scendere a patti, stringere un compromesso formativo cercando di interpretare i loro bisogni, di cogliere i loro problemi, di venire incontro alle loro esigenze, il tutto in una ipotesi, in una speranza di realizzazione del curriculum previsto dall'ordinamento scolastico. Allora, la parola subito a Tonia Serena. Cosa rappresenta questa scuola per te? Qual è stato l'impatto che hai avuto con la scuola e cosa ti sei grato per questa scuola che ti ha dato? Allora, questa scuola è stata la mia più bella scelta, insomma, di vita. Vivo all'interno della scuola non soltanto in orario scolastico, ma anche orari diversi, insomma, delle classiche 5 ore mattutine. Rappresenta la scelta di una vita, ecco. Sono scelte che non sono fatte con poca attenzione, rappresenta, insomma, la vita che farò dopo i 5 anni di studio. Antonio Emanuele, invece, che in questo momento rappresenta un po' gli studenti della scuola, cosa porti alla nostra attenzione della tua scuola? Ma la nostra scuola, diciamo che è molto diversa dalle altre, perché si distingue dagli altri licei che comunque sono meno tecnici. Invece la nostra porta proprio materie come l'elettrotecnica, l'elettronica, sistemi, che sono delle materie che ti portano a riflettere. Sono comunque delle materie che ti daranno una certa preparazione che servirà nel mondo del lavoro dopo i 5 anni. Sono fondamentali perché non solo ti danno una preparazione per affrontare il mondo del lavoro, ma ti insegnano proprio a riflettere. Cioè, un semplice problema di elettrotecnica non è come le altre materie, come storia, italiano, ma ti insegna proprio a come affrontare, da dove devi iniziare per poi arrivare a un obiettivo, che logicamente sarà l'obiettivo che un domani avremo invece nel campo lavorativo. Un contributo fondamentale alle attività di questa scuola dà il professor Tozzi, il professore che è, diciamo, il realizzatore di questo interessante annuario, cioè abbiamo qua qualche copia, che è una lettura della scuola attraverso le immagini di un anno di attività. Ecco, come nasce questa idea e quali sono le complessità, le difficoltà per poter realizzare un progetto del genere? Allora, l'idea è nata 2 anni fa con l'arrivo del nostro preside, che praticamente mi ha incaricato e quindi mi ha dato la responsabilità della costruzione di quest'annuario, che è un po' il riassunto di tutti gli eventi che noi durante l'anno svolgiamo nelle varie attività che si fanno a scuola. Ecco, preside, lei da 3 anni in questa scuola, quindi cosa ha portato di suo, come suo bagaglio, questo know-how professionale che ha riversato nella scuola? La vita a volte è anche una serie di piccoli o grandi colpi di fortuna. Io ho avuto la fortuna di arrivare, l'onore e il piacere di arrivare in questo istituto già di per sé molto noto, e anche con una notevole fama di essere all'avanguardia per tanti aspetti, in coincidenza con l'avvio del riordino delle scuole superiori, che ha appunto riguardato i licei, gli istituti tecnici e i professionali. E qui abbiamo cominciato a fare i conti con una riforma, appunto, che da un lato cerca di portare, come ogni riforma, degli aspetti nuovi, positivi, di maggiore coinvolgimento, di maggiore vicinanza agli interessi degli studenti, di maggiore e migliore finalizzazione alle competenze e al mondo del lavoro, ma che deve fare i conti con anni, con decenni in cui alcune pratiche didattiche, alcuni metodi, alcune forme di insegnamento si erano, come dire, cristallizzati, anche in percorsi ottimali, per cui ci sono molte remore, molti freni al cambiamento. Questo cambiamento deve essere spiegato prima di tutto agli studenti, che magari si aspettano di trovare a scuola qualcosa che poi non trovano. Va spiegato ai genitori, i quali tutti portano nella memoria, nella testa, la loro scuola, quella che loro hanno frequentato. Va spiegata ai docenti, che poi sono i veri e propri protagonisti di questo cambiamento. Mi piace dire, ancora un secondo, che i 2 studenti che stanno qui con noi oggi non solo rappresentano chiaramente il meglio che l'istituto ha al proprio interno, ma sono 2 membri del comitato tecnico scientifico d'istituto. Ecco, se c'è una novità che con l'avvento della mia presidenza ha caratterizzato questo istituto, al volo e subito abbiamo colto l'opportunità di creare questo comitato. Il comitato è formato da membri interni ed esterni. Gli interni sono i docenti e il preside, oltre al direttore amministrativo e al direttore dell'ufficio tecnico, e gli esterni sono rappresentanti del mondo del lavoro, ma anche della politica nel senso migliore, quindi l'assessore comunale e provinciale al lavoro, il centro per l'impiego, c'è la rappresentanza dell'ufficio scolastico regionale, c'è la rappresentanza della regione dell'assessorato all'istruzione e al lavoro. Io ho voluto che ci fosse all'interno di questo comitato anche la rappresentanza degli studenti. A che serve il comitato? A dare delle linee di indirizzo alla scuola rapportandosi con il mondo del lavoro, perché l'altro protagonista che siede all'interno del comitato tecnico-scientifico è appunto l'insieme delle aziende e quindi anche rappresentanti di Confindustria, di Confcommercio e 2 o 3 aziende, nel nostro caso la PLC System, MACE System, la SELEX, con le quali ci rapportiamo e con le quali curvare la nostra programmazione per mirare all'obiettivo lavoro. Ecco, quando noi diciamo da scuola e territorio intendiamo dire forse proprio questo, realizzare, voglio dire, un momento di sintesi di tutte le attività del territorio, ed essere sul territorio con un comitato tecnico-scientifico come questo è fondamentale. Ma ad integrazione delle parole del preside, molto puntuale, vediamoci anche questa scheda sempre sulla scuola. Scuola del domani, istituto Galvani, andiamo avanti con lo stile spaccato improvvisato, andiamo avanti con le rime veramente con lo stile ammaliato, intanto siamo avanti dall'istituto tecnico industriale, quando entriamo nella scena stai attento che ti stacco mentre spacco, vado avanti mentre rappo. Qui con i talenti latenti siamo un gruppo nato in questo istituto, tutti ragazzi di classi completamente diverse, ritrovati con la stessa passione. I nostri testi e le nostre musiche fanno parte del progetto e con il nostro professore Magurno che ci aiuta con la parte tecnica. Rappresento la quota femminile dell'istituto, perché ho sempre pensato che l'ISIS Galvani, ovvero tutti gli istituti tecnici industriali, siano istituti prettamente maschili, ma la parte femminile è sempre stata una parte molto sterile. Negli ultimi anni, fortunatamente, le ragazze, come si suol dire, hanno preso il sopravvento nel fare qualcosa. Ci riuniamo 2 volte al mese per discutere non solo dei problemi all'interno della scuola, ma anche dei problemi fuori della scuola. Tra le varie eccellenze c'è un progetto molto importante del nostro istituto, che è quello dedicato alla legalità, e quindi i ragazzi vengono formati sin dal primo anno proprio al rispetto delle regole, della legalità, perché bisogna rispettare queste regole, quali sono i noti benefici che possiamo trarre da queste regole. Sono venuto a conoscenza di cose che prima non sapevo, poi comunque mi sono, diciamo, trovato più formato rispetto a prima, perché comunque sono entrato in contatto con una realtà che forse prima con la quale non ero entrato ancora in contatto. L'anno scorso siamo stati attraverso il criterio della meritocrazia, siamo stati a Casalvelino, alla cittadella della legalità. È stata veramente un'esperienza bella, perché non solo siamo stati a contatto con altre scuole, eravamo altre 7 scuole e si alternavano periodi di lavoro. Dovevamo in pratica mettere in atto qualcosa che riguardasse la legalità. Per ciò che mi tocca abbiamo fatto una specie di rappresentazione teatrale. Durante il mio percorso formativo qui a scuola sono cambiate tantissime cose, fortunatamente in positivo, come l'introduzione in tutte le aule dell'istituto e laboratori delle lavagne interattive multimediali e di un PC portatile per ogni aula. Queste lavagne multimediali hanno perfezionato il metodo di studio, dato che anche le lezioni risultano più coinvolgenti. Ad esempio la nostra professoressa di italiano e storia approfondiamo i nostri studi o con delle ricerche o con visualizzazioni di documentari online o con delle visualizzazioni di film. Oltre a studiare le materie oralmente, la scuola ci offre l'opportunità di sperimentare il tutto attraverso delle attività laboratoriali o anche attraverso la progettazione con AutoCAD o altri programmi, e quindi di testare il funzionamento e di testare se il concetto del teorico è entrato chiaramente nelle nostre teste. Qui ci troviamo appunto nel laboratorio dell'automazione. Alle mie spalle c'è una catena di montaggio tramite la quale simuliamo un processo produttivo e qui effettuiamo sia l'assemblaggio che la programmazione e l'utilizzo vero e proprio di questa catena di montaggio. Volevo dire che indipendentemente dalla tecnologia che abbiamo in ogni aula, ogni professore è sempre riuscito a trarre il meglio da ogni alunno per far sì che comunque questa scuola vada al massimo e che gli alunni possano trarre il beneficio una volta preso il diploma. Tonia Serena, cominciamo da te. Professore, sono un po' la stella cometa che voi seguite, eccetera, ma la stella più brillante dei professori, un professore in particolare di cui tu hai un ricordo vivo, forte? Appunto, oltre ai miei professori, io ho un grande ricordo di un professore che non ho mai avuto, quindi mio, ma col quale ho un bellissimo rapporto a scuola, il professor Magurno, che è colui che segue me e altri 10 ragazzi nel progetto Talenti Latenti. È un progetto, a mio parere, molto interessante, dove noi ragazzi, oltre alle nostre materie e quindi ai classici indirizzi, abbiamo l'occasione di stare tutti insieme e decidere degli argomenti molto importanti, e quindi scrivere delle canzoni e con lui poter trovare melodie e quindi arrangiamenti per poter cantare insieme. Ecco, penso, come abbiamo visto dal servizio, una scuola che oltre a fare dell'innovazione tecnologica uno dei cavalli di battaglia, c'è anche una modalità di rapporti umani e di creatività dei ragazzi. Certo. Come si possono coniugare, come coniugate questi due aspetti di una scuola moderna, una scuola che cambia, una scuola che in qualche maniera colpiva il suo paragone che i genitori magari ricordano la loro scuola. Oggi abbiamo, certo, modalità molto più vive, più vivaci. Ma vede, da sempre io penso che per imparare bisogna emozionarsi, altrimenti non si impara, altrimenti si ascolta e le notizie, le informazioni, i saperi, le conoscenze ti scivolano addosso e dopo 24 ore hai dimenticato tutto. Tonia, prima alla domanda chi ricordi tra i docenti, in un istituto elettrotecnico ricorda un docente che le ha insegnato ad esprimersi e a mettere sulla carta i propri sentimenti e le proprie emozioni e poi ad esprimerle attraverso la musica e il canto. Ci tengo a precisare che i testi sono loro, sono autografi, e anche le musiche sono del docente. Fra l'altro, proprio l'altro ieri sera siamo andati a ritirare l'ennesimo premio per queste composizioni, dato da una giuria speciale e consegnato da Grasso, che è uno dei promotori e realizzatori della particolare iniziativa che in tutta Italia premia proprio i ragazzi che si mettono in luce per le azioni in nome della legalità, e ha premiato un testo e 2 ragazzi di questo gruppo dei Talenti Latenti. E quindi, dicevo, si devono emozionare, altrimenti non imparano. D'altra parte è necessario che tengano presente la meta finale, quindi il profilo in uscita che la scuola che frequentano può offrire loro. E solamente a patto che si emozionino e solamente a patto che abbiano chiaro dove andare e perché stanno facendo le cose che noi gli proponiamo, e allora possono darci un po' del loro interesse e metterci un po' del loro impegno. Del resto, a me pare la cosa più scontata del mondo. Se lei mi invita stasera a uscire, io la prima cosa che le chiedo è dove andiamo e a far cosa. Non si vede perché uno studente che entra in una scuola non dovrebbe fare questa domanda e ricevere una risposta chiara, e il tutto si gioca su un corretto e puntuale orientamento. Ecco, non a caso noi, lo spirito di questa trasmissione persegue anche un po' questo tipo di spirito. In fondo si parla sempre in maniera molto strana della scuola campana, della scuola... Invece io sto vedendo una scuola che è carica di ricchezza, è carica di emozioni, ma carica anche, voglio dire, di laboratori, di attività, di uomini e donne che si danno tantissimo da fare per questa scuola. Scuola, voglio dire, che la sua in particolare, la vostra in particolare, vedo particolarmente attrezzata. Io invece ad Antonio Emanuele volevo chiedere, come spirito critico, ma qualche negatività magari questa scuola. Facci un po' di critica. Purtroppo è difficile fare una critica alla nostra scuola, perché... Provaci, dai! Allora, una cosa dobbiamo dire, che la perfezione non esiste, questo è sicuro, però la nostra scuola è molto prossima diciamo, a questa perfezione. Soprattutto negli ultimi 3 anni abbiamo fatto cose grandissime con il nostro nuovo preside Giuseppe Pezza. Abbiamo visto anche dal video, abbiamo in ogni classe una LIM e soprattutto un computer che quindi verrà collegato ad essa per essere comandata. Quindi per esempio anche quando noi facciamo una lezione, sicuramente non è una lezione come potrebbe essere fatta in qualsiasi altra scuola o anche nella nostra un paio di anni fa, prima di fare questo sviluppo e questo cambiamento. E, diciamo, una pecca negativa è, non lo so, preside, diciamo forse un po' l'aula magna. Coraggio, hai ragione, l'aula magna. No, la magna sarà, voglio dire, qualche oggetto di ristrutturazione. È il prossimo anno che ci rivedremo qua. No, no, si stanno già svolgendo i lavori in questo momento. E allora vedi, detto fatto, professor Tozzi, quando parliamo di uomini e donne che si prodigano tantissimo per la scuola, parliamo delle figure come la sua. Lei non si limita a fare il docente con le sue 18 ore, ma ha una passione e una inclinazione anche particolare. Perché lei fa tanti progetti il pomeriggio? È semplicemente per dare sfogo ai ragazzi, alla loro genialità, alle loro progettualità, quindi non facciamo altro che dare sfogo al loro essere, alle loro emozioni, quindi non facciamo sì che nel pomeriggio con queste attività, con questi progetti extracurriculari i ragazzi si possono esprimere e nella risoluzione proprio dei problemi reali nel campo impiantistico, energetico, di risoluzione dei problemi pratici. Dico questo per valorare quando lei sta dicendo, tutto ampiamente documentato nell'annuario che è ricco di fotografie, di didascalie, cioè che documenta realmente quelle che sono le attività che vengono fatte, che molto spesso, voglio dire, sì, non c'è traccia, non c'è memoria, per cui quello che non si vede probabilmente non è manco stato fatto. Io vi lascio ancora un attimo alla regia che ci manda ancora un altro contributo per quanto riguarda questa scuola. Ho partecipato a un progetto C5 che si occupava degli stage presso delle aziende a Perugia. Personalmente mi sono occupato di pannelli fotovoltaici e di tutta la loro struttura. La cosa più interessante è stata vedere proprio la funzionalità di questi pannelli, di occuparsi di queste fonti di energia rinnovabile che saranno il futuro del nostro pianeta. Sono una ragazza che ha partecipato quest'anno al progetto C1 che riguardava appunto un viaggio di merito a Londra. È stato molto costruttivo poiché abbiamo potuto relazionarci con altre nazionalità, poiché nel nostro college, che si trovava a Brighton ed era il Lovingdon Language College, c'erano sia tedeschi, svizzeri, ma anche una scuola siciliana con cui abbiamo potuto relazionarci e parlare con loro in italiano, poiché avevamo la stessa nazionalità, mentre con gli altri dovevamo rapportarci solo in inglese. È stato molto costruttivo poiché abbiamo capito anche come si vive in un altro paese che non è l'Italia. È stato un viaggio che sicuramente ogni ragazzo dovrebbe fare durante il corso dei propri studi e della propria vita. La vita del college è molto selezionata. Alla mattina alle 7 dovevamo stare tutti quanti svegli per poter fare colazione, poiché iniziavano le lezioni che duravano fino a mezzogiorno, e il pomeriggio c'erano varie escursioni. Poi durante il fine settimana abbiamo visitato l'Inghilterra, siamo stati proprio nella città di Londra, abbiamo visitato i massi di Stonehenge e vari comunque posti vicini, limitrofi, che comunque hanno, a me personalmente, formato una cultura personale rilevante. Bye bye! Tonia Serena, tu hai vissuto l'esperienza del PON C5, il lavoro in azienda. Ecco, cosa ha completato la formazione pratica con la formazione teorica che tu ricevi a scuola? Allora, la cosa più importante è stata questa occasione di poter svolgere queste 4 settimane in 2 aziende molto importanti del territorio, anche perché spesso le aziende vengono un po' guardate, le aziende fuori al nostro territorio, quando invece all'interno del nostro territorio abbiamo aziende importanti che svolgono lavori altrettanto importanti. Ecco, una parentesi importante è stata la presenza femminile nell'azienda, dove una delle 2 aziende in pratica di donne al lavoro ne erano davvero poche, lavoro come sempre definito maschilista, e quando invece ci siamo rivelate noi ragazze molto più brave, molto più attente dei ragazzi sul lavoro svolto nei trasformatori. Ti confesso che a casa mia, voglio dire, quando c'è da fare qualche piccolo intervento, voglio dire, di manutenzione elettrica, la fa mia moglie, perché ecco. È una cosa davvero molto importante, e una cosa davvero interessante che abbiamo visto in azienda sono stati precisamente all'azienda MACE di trasformatori, ci sono stati degli iracheni che hanno acquistato dei trasformatori, e mentre noi eravamo lì a svolgere il nostro stage, questi iracheni hanno revisionato questi trasformatori per vedere se era tutto a posto per farli partire, e quindi li abbiamo visti anche partire per l'Iraq. Quindi un'azienda che esporta. Preside, l'importanza di questi progetti sono scontati, purtroppo quest'anno non si faranno per ragioni di bilancio, ci auguriamo che questa modalità possa essere ripresa. Questi progetti sono straordinari e costituiscono oggi la risorsa fondamentale, direi quasi unica, che ricevono le scuole delle regioni dell'obiettivo convergenza del Sud Italia, e quindi sono per noi veramente la possibilità di dare a loro l'occasione di sperimentare in prima persona la vita in azienda, le difficoltà del lavoro, gli impegni che tale attività prevede, e quindi rappresentano uno sbocco di formazione e anche di motivazione e di entusiasmo. Se ci mettiamo poi che questi ragazzi vanno insieme, l'anno scorso erano 90 in Europa, 45 sono stati nel Regno Unito, altri 45 accompagnati anche proprio dal professore Tozzi che è qui presente insieme ad altri colleghi in Romania per delle aziende di settore, vede che riusciamo a unire, come dicevamo prima, l'utile e il dilettevole. Si tenga presente una cosa però, direttore, che oggi lei mi chiedeva in apertura del servizio quanto sia complesso oggi dirigere le scuole. Non si potrebbero dirigere le scuole, non potrei fare il preside, dedicarmi anche molto all'aspetto didattico e metodologico che costituirebbe, secondo la norma, l'aspetto secondario del mio lavoro, se non potessi contare nella mia scuola su uno straordinario ufficio amministrativo retto dal direttore Salvatore Gallo, da uno straordinario ufficio tecnico retto dal professore Giovanni Gagliardo, e se non avessi al mio fianco almeno 3 collaboratori della statura e della partecipazione di Rossella Fatatis, di Caterina Maisto e di Luigi Pellegrino, che quotidianamente insieme a me trascorrono dalle 8 alle 10 ore a scuola per cercare di far funzionare l'istituto. Ecco, diciamo che quindi a loro va il ringraziamento di tutti. Può capitare anche di avere tanti campioni, ma se non c'è un ottimo allenatore, molto spesso i campioni non riescono a allenatore meccanico, e soprattutto l'aspetto finanziario e amministrativo che oggi regge le scuole. Un attimo di pubblicità, ci vediamo per il finale. Siamo alle battute finali, un ringraziamento ai 2 alunni della scuola e al professore. La parola finale al preside, il futuro della scuola pubblica campana. Futuro nelle mani per i credenti di Dio, e per gli altri, diciamo, è sempre difficilmente prevedibile. Noi lavoriamo tutti i giorni. Come dice Mazzarri per il Napoli, proviamo a vincere ogni partita, e ogni giorno giochiamo la nostra partita con i docenti e gli studenti e proviamo a vincere, e la sera proviamo a ritirarci con la coscienza a posto. Io volevo cogliere, so che in questi studi qualche tempo fa è stata ospite la preside Farina dell'ITS Marconi, che è un istituto tecnico, ma soprattutto un istituto tecnico superiore, che è un po' il futuro della scuola campana. E mi piace dire che molti degli studenti che frequentano questa formazione post diploma particolarmente specialistica provengono proprio dal mio istituto. E quindi quando si semina bene si raccoglie bene. Devo anche dire che Se non mi aveste cercato voi, vi avrei cercato io, perché abbiamo avuto uno specifico finanziamento contro la dispersione per realizzare una web television a scuola. Abbiamo vinto questo progetto e nel corso dell'anno scolastico 13-14 si realizzerà a scuola un'ondata televisione fatta dai ragazzi per i ragazzi. Noi cogliamo, voglio dire, questo invito e ovviamente siamo a disposizione. La vitalità della scuola pubblica della Campania ancora una volta è dimostrata da questa immagine, per cui vi posso salutare come al solito con il nostro slogan: la scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica.